ricordare il saluto del nostro presidente Vincenzo D'Angelo, che purtroppo per ragioni di convalescenza e quindi è meglio che sia stato a casa. Ci proveremo noi a fare le sue veci, ma cercheremo di fare il meglio. Innanzitutto poi dobbiamo ringraziare l'ospitalità del preside della scuola di Firenze Lirica per il pianoforte, di tutto il consiglio direttivo dell'ANLA che si sono prodigati per realizzare questa manifestazione. Ringrazio tutte le persone che sono qui al tavolo con me, la signora Lucarini, il professor Cigliana, il segretario dell'associazione Giovanni D'Angelo e la Giovanni Iatta, scusate, ma tanto chi va bene qua, no? E poi la nostra premiata, che sarà premiata stasera, Silvia Ranzi, e io che sono vicepresidente Matteo Di Lorenzo, nonché il nostro grande fotografo che è qui, che ci supporta, il nostro Giovanni Sgromo. Oggi avremo anche un cineoperatore che farà, il signor Gabrielli, che farà una ripresa generale di questa manifestazione. Okay. Poi il filmettino che verrà fatto lo dovrete vedere su YouTube a Gabrielli Giampaolo. Su YouTube. Con questa manifestazione noi chiuderemo l'anno 2012 e tutta la nostra associazione. Vi diremo dopo i programmi che già abbiamo approntato per il 2013. Vogliamo condividere con tutti voi e con tutti gli altri soci di questa manifestazione che oggi non sono presenti. Cominciamo subito perché so che l'ora comincia ad essere tarda. Abbiamo cominciato un po' più tardi perché le persone ancora stavano arrivando, quindi abbiate pietà del ritardo. Cominciamo tutto dal programma con il quartetto vocale toscano, con la signora Isabella, Daniela, Viola e Gabriella, e il maestro Claudio Mancati, che ci faranno ascoltare delle loro composizioni, ve lo diranno loro, questo è il loro va bene? Vi ringrazio per ora. Signori, buonasera, io ringrazio gli organizzatori di averci invitato a questa serata, a iniziare questa serata. Noi canteremo quattro brani di canto popolare toscano, di canto tradizionale. I canti tradizionali sono quelli ormai quasi scomparsi, appartenevano tradizionalmente al popolo, specialmente all'area contadina, non avevano e non hanno un nome di autore perché l'autore c'è stato ma col i secoli è scomparso si sono stati trasmessi di generazione in generazione oralmente e quindi si sono create anche tante varianti. Ci sono tanti tipi di canto tradizionale, noi ve ne presentiamo due, i canti lirici e i canti narrativi. I canti lirici sono canti d'amore, rispetti, gli stornelli, le serenate, le canzonette col tema amoroso. Ecco, le prime due che presentiamo sono appunto uno stornello e una canzonetta. Thank you.
Thank you.
contenitori di poesia. Poesie non famose, di poeti per lo più sconosciuti, ma sono libera di questa scelta e ringrazio chi mi lascia proprio questo privilegio di prediligere delle poesie che quasi nessuno ha ascoltato. Quest'anno ho pensato di iniziare con due poesie. Sono due poesie un po' amare, dobbiamo dirlo subito, ma durante i giorni del Natale bisogna riconoscere realisticamente che chi è solo, chi è infelice, forse nei giorni di Natale lo è ancora di più, perché risente di questo abbandono. Presepe. Guizzanti fiammelle ai pastori rivelano la via e al cuore della solitudine il baratro. Rifulge la cometa sulla capanna dove visi dolcissimi si scambiano amore. Ad abbracciare l'umanità si tendono piccole braccia, ma io sono lontana. Sei nato anche per me? E per finire, per lasciarci in allegria, di Gianni Rodari, Il pelle rossa nel presepe. Il pelle rossa, con le piume in testa e con l'ascia di guerra in pugno stretta, com'è finito tra le statuine del presepe, pastori e pecorine e l'asinello e i maghi sul cammello e le stelle ben disposte e la vecchina delle caldarroste. Non è il tuo posto, via, toro seduto, torna presto di dove sei venuto. Ma l'indiano non sente, o fa l'indiano. Se lo lasciamo, dite, fa lo stesso? O darà noia agli angeli di gesso? Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio perché ha sentito il messaggio. Pace agli uomini di buona volontà, come tutti voi. Grazie. Nelle sue varie iniziative e che si sono distinti per una costante, assidua e instancabile attività profusa con indiscutibili risultati a favore della situazione. Per questo io passo la parola al dottor Cigliana che leggerà la lettura della pergamena. Non solo perché prendo la parola qui davanti a voi, questa sera degli auguri così significativa per l'anno, per tutti noi, ma anche e soprattutto perché è un piacere, è un onore
presentarvi una sintesi delle attività di una persona tanto amabile sul piano umano, tanto degna di ammirazione sul piano professionale. Silvia Lanzi è fuorivese di nascita, non dirò la data di nascita per descrizione, comunque molto più giovane di me, tanto così diciamo di confronto, ha vissuto a Ravenna, ha studiato, si è laureato a Bologna, ha risieduto 14 anni a Roma per un breve periodo a Terni e infine dal 2001 si è trasferita a Firenze. In questo suo fermarsi e ripartire ha raggiunto molte mete significative e ha ottenuto molti importanti riconoscimenti alla sua attività professionale. Ne inviterò ora qualcuno, così possiamo conoscere tutti meglio. Dopo la laurea in lettere moderne, indirizzo storico-artistico, con tesi di storia dell'arte medievale e moderna su Francesco Bartolozzi, fiorentino, incisore, anzi maestro incisore dal 1728 al 1815, è stata nominata rappresentante dell'amministrazione comunale di Ravenna in seno alla gestione della Pinacoteca e arti visive della Loggetta Lombardesca per il quinquennio 1979-83. Ha insegnato, professa l'attività di critico d'arte e critico letterario e quindi collabora per eventi con associazioni di gallerie romane e fiorentine, tra le quali, giusto per citarne alcune, lo spazio espositivo all'Eur, la Regione Toscana, il Circolo degli Artisti Casa di Dante a Firenze, fino al 2010 in qualità di membro del Consiglio Direttivo. Poi, non ultima, certo, l'Aula. Ma direi che questo è l'aspetto che l'ha caratterizzata, tuttora la caratterizza. Ha sempre dato il segno della raffinatezza, dell'eleganza, della profondità della sua persona, del suo gusto, della sua sensibilità. Scrive articoli e presentazioni critiche per artisti in occasione di mostre personali e collettive pubblicate su cataloghi, brochure, riviste e periodici di arte e costume, tra i quali l'attualità di Salvemini e Pegaso di Mazzoni. Scrive prefazioni critiche del raccolto poetico, scrive poesie dal 1979 con liriche segnalate su antologie e premi, fra cui il premio internazionale Mario Luzzi, e cito solo l'ultimo volume, Anima Primigenia, che è un libro, come dice Silvia stessa, un libro testimonianza di una vita vissuta, che è stato presentato nel 2009 nella sala del Gonfaloni a Palazzo Panciati a Firenze. Per completare il profilo di questa sua ricca e poetica personalità, dall'animo sensibile e profondo, è giusto ricordare almeno due dei riconoscimenti che ha ottenuto. Nel giugno del 1992, il primo premio presentista Città di Forlì, con un saggio sulla teoria dell'arte in Piero della Francesca nel quinquecentenario della morte. Nell'ottobre del 2001, il titolo di socio accademico della nota Accademia dei Venini a Bertinoro Forlì, e apre ancora che per brevità di tempo e necessità non voglio ricordare la città. In conclusione, il premio Anna 2012 è stato assegnato e viene consegnato oggi ad una studiosa critica letteraria che noi tutti abbiamo potuto apprezzare e ascoltare con piacere e interesse nelle diverse manifestazioni Anna, gustando lo stile raffinato con cui ci ha illustrato le diverse opere d'arte con un linguaggio professionale competente, ma anche volto ad una sorta di educazione del grande pubblico meno esperto. Quindi grazie Silvia e complimenti.
dando prova di capacità organizzative e di una grande innata sensibilità d'animo. Donna gentile, raffinata, di grande cultura, scrittrice, poetessa e artista, riesce ad assolvere nel migliore dei modi anche il ruolo di moglie e madre preziosa. Amica generosa e affidabile, sulla quale si può sempre contare, che con la sua presenza onora la nostra associazione. I soci dell'Ala Toscana, in questa particolare sera di auguri, desiderano testimoniare a Silvia grande stima, sincera ammirazione e tanto affetto, nel manifestare il loro sentito ringraziamento, in particolare per il contributo profuso delle diverse iniziative culturali e associative nelle quali si è distinta per profondità e l'alto valore dei suoi interventi, le conferiscono con orgoglio il massimo riconoscimento la Perla Ala 2012. Ringraziare dopo la presentazione di Marco, una presentazione così esaustiva. Io e il professor Ciliana curiamo questa collettiva da Sacra, che è uno dei forse in fiore all'occhiello, insieme alla Poesia per la Vita, concorso invece di poesia. Noi curiamo questa collettiva che ha una tematica biblica a cui chiamiamo gli artisti, no? Aderenti ad impegnarsi con opere di attenzione filologica al testo biblico. Per me è stata un'occasione interessante in questi anni occuparmi di questo, ormai sono già alla 10ª edizione, si tiene ogni anno a marzo, siamo nell'ambito del culto mariano a Firenze, per cui c'è nella settimana della celebrazione del culto mariano a Firenze avviene questa collettiva. Io sono particolarmente emozionata e commossa per questo riconoscimento, ringrazio tutti voi che siete qui presenti e in particolare che volevo riconoscere a questa associazione i motivi fondanti, che mi riconosco anch'io, che è in particolar modo il lavoro, la passione del lavoro, che nobilita le facoltà di ognuno di noi, di ogni singolo individuo nella società, una società che ha bisogno di etica, ha bisogno anche di un lavoro che sia dedizione, serietà. Volevo fare un piccolo omaggio. Dal momento che sono di origini romagnole, ma in 28 anni di matrimonio ho poi girato in Italia per motivi di lavoro di mio marito e attualmente abito in Via degli Artisti a Firenze. Il destino ha voluto che venisse ad abitare in Via degli Artisti. E come hai detto tu, nella gioventù, in gioventù io ho avuto modo di interessarmi di un argomento che è legato a Firenze, per cui per me è stato come una sorta di destino di tornare a Firenze, 10 anni che abito qui, e la mia tesi di laurea è stata proprio su un incisore di riproduzione fiorentino, i cui esemplari si trovano al gabinetto dei disegni dell'estate. Per cui ai tempi della tesi di laurea io sono stata qui in Via dei Serravi, in un appartamento di architettura, ricordo ancora uno studente di architettura, per dedicarmi a questo Francesco Bartolozzi della seconda metà del Settecento, figlio di un orefice fiorentino, debutto a Venezia, successo a Londra e poi morì a Lisbona. Quindi siamo nell'ambito della internazionalità del Settecento, il famoso Grand Tour settecentesco. Per cui per me è tornare a Firenze, cioè vivere a Firenze è come chiudere un cerchio della mia resistenza. Quindi spero di rimanerci, cioè, è una città stupenda. Però appunto, poiché sono romagnola d'origine e ho vissuto a Forlì, ravennate d'adozione, volevo così dedicarvi una poesia di un poeta medico e anche parlamentare a suo tempo, romagnolo, Aldo Spallucci, per augurare a tutti voi buone feste, soprattutto e buon Natale. No, questa no, quindi questa poesia è un po' un ritornare alle tradizioni popolari della famiglia che si trova accanto al focolare. Non
non a caso il quartetto vocale ha aperto, no, con canti popolari. Bene, il titolo di questa poesia, non voglio fare concorrenza cieco, fra i due alari e con le faville che gli sfuggono via, racconta e racconta la sua antica favola. Era una volta che attorno a me il babbo con la mamma e i figli accanto venivano a veglia, la serata della veglia, ad ascoltare la storia delle famiglie e le fatiche del tempo che fu. E il narrare saliva su per la cappa del camino, ove brontolava in grande scompiglio la tramontana che portava alla notte e alle stelle, là fuori, le parole benedette di volersi bene. Giù dal ceppo colava la brace da cuocere una piaga, ecco salta fuori la Romagna. Giù dal ceppo calava la brace da cuocere una piaga sopra la tebbia e le quadre brustolite sulla ciminigia erano il pane benedetto, il pane della veglia. E chiudo dicendo che mentre il ceppo bruciava, viene chiamato il titolo del ceppo di Natale, la donna di casa, la più anziana, doveva battere le braccia per sollevare numerose famiglie e propiziare così alla famiglia fortuna e abbondanza dei raccolti. Bene, quindi a tutti voi un augurio di buon Natale e soprattutto un augurio al nostro Presidente per una pronta guarigione in un periodo di convalescenza che è importante dopo questi interventi. Passo la parola alla dottoressa Faldini Paola per darvi gli appuntamenti previsti per l'anno prossimo, primi appuntamenti delle nostre prime linee. Però prima ancora, visto che qui c'è la nostra Bianca D'Angelo, volevo che tutti noi facessimo, che lei portasse il nostro Presidente un grande applauso. Va tutto nel DVD. Grazie. Scusate, soltanto due parole per quanto riguarda il programma del 2013. Le prime iniziative le avete già viste nei volantini che c'erano all'ingresso, quindi non mi soffermo su questo. Mi preme soltanto comunicarvi una cosa molto importante, che al 19 di ottobre si terrà il convegno e il congresso dell'associazione a Bergamo. Noi contiamo per quella data di fare una gita di 3 giorni e di andare numerosi a questo complesso convegno. E questi giorni si dovranno stabilire le linee di guida per i prossimi anni della nostra associazione. Quindi vi invito fin da ora di pensare a mettere in calendario una possibile vostra partecipazione a questo momento associativo molto importante. Per le altre iniziative cerchiamo di fare programmi poco costosi in questo momento di crisi e fare una gita di un giorno, come la prima sarà a Pisa, e poi faremo anche le solite visite guidate per la città e ai mostri che si terranno qui a Firenze. Abbiamo però in mente di fare, già la stiamo progettando, un tour nel sud della Germania. Per questo passo la parola a Giovanni, qua si sta già preparando a disporre un programma preciso di una decina di giorni circa. Quindi prendo la parola. Grazie di tutto, comunque di questa serata è stata molto bella. Ringrazio Paolo Carini per il sostegno con sé, ringrazio il professor Celiana per sempre per interventi e di nuovo un applauso per la dottoressa Sideranzi perché veramente una grande collaboratrice della nostra associazione. Che dovrebbe svolgersi tra il 1° e il 10-11 di giugno, concentrato su un
sono i famosi castelli di Ludwig, insomma, quello che si vede nei film di Walt Disney, il castello molto particolare. Poi costeggeremo il lago di Costanza, andremo a visitare un'isola che si chiama Pineout, dove c'è un orto botanico veramente molto bello. E passeremo da Sciaffusa, dove ci sono le famose cascate, quelle più grandi d'Europa come larghezza. E dovremo andare a Friburgo, famosa anche per la cattedrale gotica. E poi percorreremo, andremo al lago di Tissì, sempre nel vicino a Friburgo, che è nella foresta nera. Friburgo è al centro della foresta nera. E faremo 3-4 paesi più tipici della foresta nera, quindi percorreremo tutta la foresta, insomma, e arriveremo a Madremale, che è una famosa località turistica e anche dove ci sono ormai anche montagne, insomma, è bellissima, ecco, ci sono le terme famose già dall'antichità. Poi faremo l'ultima parte di quello che è chiamato l'itinerario romantico, che riguarda Augsburgo e anche un'altra località che conoscono e che si chiama Rottenburg. Faremo Bamberga e chiuderemo con Monaco. Noi siamo già stati a Monaco 5-6 anni fa, ma Monaco offre tante di quelle possibilità culturali che vedremo naturalmente cose diverse. L'altra volta ci siamo stati una mezza giornata, quindi qui contiamo di stare 5 giorni e mezzo, 2, ecco. E abbiamo già in mente certe visite, però poi ciascuno può anche effettuarne altre, perché le possibilità sono infinite, quindi vediamo di fare una cosa interessante e anche che è abbastanza vicina, perché in mezza giornata si arriva alla zona, quindi non c'è bisogno di prendere aereo, quindi quanto appena saremo ispirati, quanto prima vi manderemo in relativo volo. Grazie, spero sia molto grazie. Concludiamo con una carrellata natalizia, cantando molti se questi ci
questo punto, prima di andare a fare una piccola pausa, un piccolo rinfreschino, auguri a tutti di buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti voi.